Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Adesso una parte dei contanti trovati dalla polizia a casa di Panzeri, in quella di Eva Caili, oltre che nelle borse che aveva il padre dell'eurodeputata ellenica, sono stati emessi in Belgio. E quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo, questo aspetto potrebbe consentire un progresso di ulteriore nelle indagini della procura. Come ricorda la stessa stampa belga, conoscendo il luogo di emissione sarà facile individuare la banca in cui sono state prelevate le mazzette e quindi il conto corrente e l'identità della persona che ha effettuato il prelievo. E quindi è facile immaginare, come dicevamo, ulteriori sviluppi. Prego. Ma è una vicenda dai contorni disgustosi, perché sta emergendo, al netto delle responsabilità individuali da accertare precisamente e il garantismo necessario, che comunque è un principio di diritto, però di fronte a arresti in flagranza, sacchi di banconote, viene da pensare, ecco, che davvero c'è qualcuno che sulla lotta per i diritti umani, le questioni per cui tante persone nel mondo, non solo parlamentari, non solo rappresentanti di organizzazioni umanitarie, si occupano quotidianamente con grande determinazione. Quindi bisogna fare chiarezza fino in fondo. Come ho detto prima, noi ci costituiremo parte lesa, io ho chiesto una commissione d'inchiesta, faremo partire tutte le procedure nel Parlamento europeo. Vogliamo la massima unità dei gruppi, appunto, sul rafforzare tutte le regole di trasparenza per gli incontri con le lobby, con le attività, diciamo, di verifica di organismi esterni. Cioè serve, di fronte a questa vicenda, riflettere seriamente e agire per rafforzare la tenuta democratica. Poi mi lasci replicare sul tema della Cina, perché ho sentito dire, io prima spiegavo, ci sono sulla Cina, su paesi autoritari, posizioni diverse nel Parlamento europeo, rispettabili. Io sono uno di quelli più duri, più netti sempre sul tema dei diritti umani. Sapete che per esempio il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti sono paesi che fra di loro hanno delle concorrenze. Io sono sempre stato durissimo, così come in gran parte il Partito Democratico, sempre, nel senso che con magari accenti diversi siamo sempre stati in prima linea nel condannare violazioni dei diritti umani, eccetera. Però dico, è legittimo, se andiamo a vedere le posizioni delle altre forze politiche, avere anche degli approcci, vi faccio un esempio, negli accordi commerciali meno pressanti sui diritti dei lavoratori dei paesi con cui facciamo gli accordi. Questo è un tema di dibattito fra noi, libero. Però mi colpisce la battuta che faceva prima Jubilee sulla Cina, perché la devo informare che il presidente del gruppo di amicizia Cina-Parlamento europeo, che è stato sciolto all'inizio del 2021, è tutto sulla stampa, è tutto rinvenibile, era un parlamentare del gruppo conservatore, dell'ECR, Jan Zaradil, parlamentare ceco, è stata fatta un'audizione nella commissione sulle interferenze straniere e ha dovuto sciogliere il gruppo. Si informi prima di dire che le pressioni della Cina sono sul nostro gruppo. Le rispondo. Quello che avviene nel Parlamento europeo ci dice che tutte le forze politiche subiscono pressioni da parte di forze di paesi stranieri. C'è chi magari cede e io voglio capire se c'è stato un tentativo particolarmente forte. Lo capiremo da questa indagine. Nei confronti del gruppo politico, i socialisti e democratici, che come abbiamo votato in questi anni, è fra i grandi gruppi politici quello più attento proprio a queste questioni dei diritti. C'è stato un tentativo di infiltrazione, lo approfondiremo. Posso dire che il PD non ha mai deviato da una linea durissima. Senta, scusi, poi lascio la replica. Il PD appunto non ha mai deviato. Ieri anche Letta ha detto qualcosa, forse ci ha messo qualche ora in più. Sorprendo un po', ma forse è solo una mia opinione personale, che non si sia sentita la voce di Bersani in queste ore, no? Beh, ha parlato Speranza, hanno parlato i dirigenti di Articolo 1, comunque penso che parleranno tutti, insomma, su questa vicenda, che non c'è dubbio, per noi è un grandissimo shock e anche un grande danno, perché si tratta di una persona, come è stato detto, che in passato, non oggi, ha avuto incarichi dirigenziali nel mondo della sinistra, del sindacato, eccetera. Prego, Jubilee. No, mi sembra ancora una volta paradossale accusare.